che è Web TV. Oggi sono in casa di Porzia a Castellana Grotte per presentarvi il suo presepe artistico-artigianale. Porzia, da quanti anni ti dedichi a fare il presepe? Ciao a tutti amici di Seiken. Io mi dedico al presepe in realtà da un anno, diciamo questo è il secondo Natale. Ho avuto solo un po' di passione prima, ma niente di grande, diciamo, giusto quei presepi così casalinghi. Poi dall'anno scorso invece ho cominciato a dedicarmi di più e cominciare a costruire insomma qualcosa di più artistico. E a cosa ti sei ispirata quest'anno 2020? In realtà non mi sono ispirata a un qualcosa, cioè io non faccio un progetto. Man mano che creo, diciamo, le idee mi vengono man mano che creo, quindi comincio con una casetta, poi da là dico magari qui ci faccio la capanna, magari qui degli archi, e quindi così vado avanti fino a quando poi decido di fermarmi. Che carino! E che materiale hai usato? Allora, i materiali che io uso, almeno quelli che ho usato fino ad oggi, sono come materiale vivo. In questo presepe c'è del muschio, dei rami di pino, poi c'è del polistirene, c'è del legno, c'è della creta, insomma un po' quei materiali che in casa si possono trattare, perché altrimenti poi ci vorrebbe, insomma, ci vorrebbero dei macchinari per poter fare, per usare altri materiali. Questi che uso io sono tutti quelli che insomma in casa si possono usare tranquillamente. Porzia, ma pure queste i mobiletti nelle casette hai fatto tu, perché sono proprio bellissimi, sta tutto riempito, giusto? Sì, in realtà sì, ho cercato di fare tutto io, di comprare perlomeno quanto meno possibile. Il tavolo, i mobiletti, addirittura sul tavolo gli ho fatto la bottiglietta, le tegole le ho fatte io con la creta, me le sono tutte girate sul dito, poi le ho messe ad asciugare, poi le ho dipinte. Sì, tanti particolari che vedete, sì, effettivamente li ho fatti tutti io. Quanta creatività, complimenti! E quanto tempo più o meno hai impiegato per assemblarlo? Allora, questo circa 3 mesi. Poi è chiaro che, diciamo, in base al tempo che uno può dedicare, io la mattina non mi posso dedicare, quindi diciamo 2, 3, 4 ore il pomeriggio, dipende dai giorni, per cui circa 3 mesi. Poi non ho fatto proprio il calcolo giusto, ma più o meno siamo lì. Forse c'è un particolare del tuo presepe che ti piace maggiormente? Allora, in realtà un vero e proprio particolare non c'è. Perché? Perché l'ho fatto io e quindi a me piace tutto, è chiaro. Però forse la capanna, anche se è la parte più, diciamo, più povera, però veramente ho cercato di crearla proprio con questa, diciamo, mettendoci del povero all'interno, quindi dei materiali poveri, però a me piace tutto purtroppo. Che bella! E c'è un suggerimento che vorresti dare, un suggerimento e consiglio ai nostri spettatori di Seike in base alla tua esperienza? Allora sì, in realtà sono 2 suggerimenti che io vorrei dare. Uno è quello che se si decide di preparare un presepe artistico ci vuole tempo e quindi diciamo tu lo fai durante l'anno. È chiaro che se tu stai lavorando a marzo, agosto, settembre non troverai in giro del materiale per il Natale, quindi lo devi preparare tutto prima. In questo periodo già magari bisogna cominciare a comprare un po' di cose, magari si può approfittare come finisce il Natale che magari si trovano a poco prezzo. E poi è quello di pensare subito alle luci, perché poi nasconderle porta via tempo e soprattutto ci vuole astuzia, perché nascondere tutti i fili non è facile. Questi sono quelli, diciamo, i 2 consigli principali. Poi ci vuole tanta fantasia, quindi quella deve far parte di voi. Grazie. Stai già pensando al presepe 2021? Sì e no.
diciamo che ho cominciato già a fare qualcosina, però non ho un'idea ben precisa, perché come ho già detto prima, io man mano che lo faccio mi faccio venire le idee, quindi non riesco a progettarlo prima, anche perché ho tanti impegni, per cui voglio dire, dovrei stare lì a pensare come farlo, no? Un'idea precisa no, però già ho cominciato a lavorarci. Complimenti per il presepe, è veramente bellissimo, è caratteristico perché ha ambi i lati. Grazie per i tuoi suggerimenti, sono molto importanti per noi. Grazie per la tua accoglienza e disponibilità. Grazie, grazie a voi, grazie a Pino e a Valeria che mi hanno dato questa, diciamo, opportunità e questa nuova esperienza di aver potuto, insomma, mostrare quello che ho fatto. Saluto tutti gli amici di Saike e auguro buone feste. Saike può interessare o coinvolgere anche te.